Gorla è un borgo che diventa parte del comune di Milano nel 1923, ma la storia di questo borgo ha radici molto antiche. Infatti addirittura etimologicamente pare che il nome Gorla derivi dal volgare gorula, che significa conca, avvallamento, perché la storia di questo territorio è legata alla storia dell'antica Mediolanum, quando nel III secolo d.C. qui eravamo all'interno del cosiddetto Pomerio, cioè quel territorio di pertinenza di controllo militare dell'esercito romano. La trasformazione vera di questo territorio è avvenuta nel Rinascimento, perché da qui passeranno le acque del Naviglio Martesana, che cambierà le sorti del territorio circostante, che diventerà luogo di villeggiatura di alcuni milanesi, e nell'Ottocento le acque diventeranno anche acque che muovono le ruote idrauliche delle prime industrie che lungo il percorso del Naviglio si attivano. Il Novecento è stato un secolo di grandi trasformazioni, prima tra tutte quella dell'annessione al Comune di Milano e poi purtroppo la guerra, la Seconda Guerra Mondiale, che in questa zona lascerà una grande traccia. Quello che accade dopo la guerra sarà la ricostruzione, una ricostruzione che è ciò che noi vediamo oggi intorno a noi, edifici che accoglievano le numerose persone che arrivavano per lavorare nelle fabbriche del territorio circostante. Passeggiare per le strade di Gorla oggi significa incontrare tracce della storia del quartiere lungo il percorso urbano. Un luogo per iniziare la passeggiata di Gorla è il parco di Villa Finzi, un parco che deve il nome alla famiglia che per ultima fu proprietaria di una villa e di un parco annesso. Oggi questo luogo, che appartiene al Comune di Milano dal 1934, ospita scuole e ospita servizi sociali, ma la storia di questo parco ha origine proprio nel tardo Settecento, quando proprio qui venne costruita una delle prime ville che si affacciavano sul Naviglio Martesana. Una villa che aveva un terreno annesso che verrà trasformato dal primo proprietario, il cui nome a noi noto, il principe Battiani, che era un generale ungherese dell'esercito austriaco che abitava nella città di Milano all'interno delle mura in Porta Orientale, ma che aveva deciso di avere qui una villa di campagna. Acquistò la villa neoclassica e trasformò il terreno annesso in un bellissimo giardino all'inglese che, sfruttando le acque di uno dei fontanili di Gorla, l'acqua lunga che è nato a Precotto passava da Gorla, riempirà un bellissimo laghetto artificiale che faceva da cornice a un giardino ricco di elementi scenografici, una serra, due templi, un tempio dell'innocenza che ancora si vede passeggiando all'interno del parco, che oggi non ha più una cupola ma un bellissimo glicine che, quando è in fiore, inonda di profumo il giardino, e un tempio nascosto, il Tempio della Notte, un tempio ipogeo che, nascosto sotto quella che oggi appare come una montagnetta nel parco, è un luogo di straordinaria importanza. Gli speleologi infatti lo considerano uno delle cavità ipogee più curiose e importanti della città, un tempio che il principe Battiani aveva fatto costruire probabilmente perché legato ai culti esoterici, riti massonici che all'epoca erano molto diffusi e che ancora nasconde delle tracce importanti sotto quella montagna, sulla cui sommità un buco ci rivela l'oculo che nella sommità della cupola faceva entrare la luce del sole. Uscendo dal parco di Villa Finzi, sulla via Sant'Erlembardo, si trova un luogo più recente, di recente costruzione, la Fondazione Crespi Morbio. La Fondazione Crespi Morbio ci trasporta nel pieno Novecento, negli anni del regime fascista, ed è una fondazione che è stata voluta dai fratelli Crespi, la famiglia di imprenditori milanesi che volle far costruire nel territorio di Gorla un complesso di edilizia popolare destinato alle famiglie numerose. Il complesso della Fondazione Crespi Morbio venne finanziato dai Crespi, che chiesero ad un architetto di grande rilievo a Milano in quegli anni di realizzare il progetto. Si trattava dell'architetto Emilio Lancia, che è considerato uno dei nomi dell'architettura razionalista a Milano. Venne chiamato lui perché il complesso, destinato alle famiglie povere e numerose, fosse anche bello, per lasciare anche i poveri in mezzo
a un'edilizia piacevole. La fondazione, composta da 8 nuclei, 8 volumi, si sviluppa intorno a un asse centrale che è costituito dall'ingresso ancora principale della fondazione e si presenta con dei semplici volumi a parallelepipedo. All'interno dello spazio Emilio Lancia prevede anche delle aree importanti all'aperto, spazi all'aperto, strutturati per il gioco dei numerosi bambini che vivevano all'interno della fondazione. Una pista per le biglie, la famosa buca, una buca dove i bambini potevano giocare con la terra, un campo da basket, spazi che dovevano aiutare il gioco condiviso. La fondazione ancora oggi ospita famiglie bisognose, è gestita dal Comune di Milano e al suo interno vivono alcune delle realtà culturali importanti del territorio, come per esempio il Teatro Officina. Attraversando Viale Monza, un'arteria importante che nel 1830 tagliò in due il borgo di Gorla e ancora lascia contraddistinte le due zone oggi, attraversando Viale Monza, una strada che ha segnato il progresso e la trasformazione dei sistemi di trasporto, dalle ipovie della metà dell'Ottocento alla rete metropolitana inaugurata nel 1964. Andando al di là di Viale Monza si entra nel vivo del borgo di Gorla. Si trova inizialmente la chiesa, anzi le chiese, perché a Gorla convivono un'antica chiesa costruita nel 1800 e la chiesa più recente inaugurata negli anni 20 del Novecento. Perché due chiese? Perché Gorla inizialmente era legata al comune di Turro e i gorlesi nel 1600 chiederanno a Federico Borromeo di poter costruire una piccola chiesetta nel borgo di Gorla per non mettere a rischio la vita dei gorlesi che per andare a messa dovevano attraversare proprio il Naviglio Martesana con passaggi di fortuna. Verrà costruita la prima chiesa, di cui oggi non abbiamo traccia, perché sopra il tracciato di quella nell'Ottocento ne verrà costruita una un po' più grande, che è l'odierna chiesa di San Bartolomeo, una chiesetta in calce bianca con un campanile di mattoni rossi che ci dobbiamo immaginare in mezzo alla campagna, in mezzo ai campi. La chiesa che le sta accanto è la chiesa di Santa Teresa del Gesù, che è stata inaugurata negli anni 20 del Novecento quando Gorla si è staccata dalla dipendenza dalla parrocchia di Turro e ha avuto la sua prima parrocchia. Proprio di fronte alla chiesa troviamo un altro elemento importante nella storia del territorio, una vecchia cascina che già appare nelle mappe topografiche del 1600. Un'insegna oggi ci ricorda che è stata un ristorante fino a tempi abbastanza recenti, fino a una decina di anni fa, ma nelle mappe è già segnata nel 1600 con il nome di Osteria della Segale, perché campi di segale, di cereali, erano intorno a questi edifici e questo luogo destinato ad accogliere chi andava in cerca di un piatto caldo evidentemente ha resistito nel corso dei secoli, perché ormai ci stiamo avvicinando al Naviglio Martesana e il Naviglio Martesana aveva in questo punto uno slargo che consentiva la sosta dei barconi e quindi immaginiamoci questa Osteria della Segale un po' come fosse un vecchio autogrill che dava conforto a chi viaggiava sulle acque del Naviglio. Avvicinandoci verso il Naviglio arriviamo a quella che oggi chiamiamo la Piazza dei Piccoli Martiri di Gorla, una piazza all'interno della quale la memoria storica è davvero intensa. Innanzitutto troviamo il Ponte Vecchio, il primo ponte stabile di Gorla, datato 1703, un ponte a schiena d'asino che ci consente di immaginare ancora questi barconi che carichi di merci transitavano sulle acque del Naviglio. E accanto al Ponte Vecchio un'altra bellissima villa, una di quelle ville che impreziosivano il territorio di Gorla, Villa Singer, una villa che nell'Ottocento diventò proprietà di una famiglia milanese che qui veniva a far vacanza e che oggi, conservata da un pronipote che ha poco alla volta restaurato l'intero edificio, ospita al suo interno
eventi, set fotografici e molto spesso la riusciamo a vedere anche in riprese cinematografiche. Proprio lì accanto altre ville c'erano e che oggi non ci sono più. Una tra le più importanti era sicuramente Villa Angelica. Villa Angelica che conosciamo attraverso delle immagini di repertorio, fotografie dei primi del Novecento in cui si vede quella che oggi rimane come ultima traccia di Villa Angelica, una torretta in stile neomedievale che caratterizzava questa villa fatta costruire per la moglie Angelica dal conte Felber che era proprietario di una villa attigua. Queste ville oggi non ci sono più perché al loro posto è stato costruito negli anni 50 un monastero dedicato a Santa Chiara che ospita ancora oggi le monache clarisse dell'ordine legato a San Francesco. Loro arrivarono a Milano prima della guerra e negli anni 50 commissionarono la realizzazione del monastero all'architetto Giovanni Muzzo, l'architetto che a Milano ha realizzato grandi edifici come per esempio la Triennale, un edificio di mattoni rossi immerso in un angolo silenzioso del quartiere. Il monastero delle Clarisse venne costruito in questo spazio quasi a proteggere un'importante memoria storica di Gorla. Infatti, proprio nella piazza centrale di Gorla sorgeva la scuola elementare Francesco Crispi, una scuola che verrà distrutta il 20 ottobre del 1944 durante un tragico bombardamento anglo-americano che devastò l'intero tessuto urbano tra Gorla, Precotto e Turro, facendo numerose vittime e rimanendo nella memoria di Milano proprio come il giorno della strage di Gorla. Infatti il luogo che venne colpito e che lasciò il maggior dolore nella memoria storica della città è stata proprio la scuola Francesco Crispi, perché al suo interno morirono più di 200 persone, quasi tutti bambini. Bambini che erano a scuola, era mattina, erano le 11:29 del mattino e furono sorpresi da un bombardamento che ancora oggi non è stato spiegato e che colpì un territorio di civili quando l'obiettivo del bombardamento doveva essere la Breda, nella vicina Sesto San Giovanni, industria che era in quegli anni riconvertita in industria bellica. Nel 1944 a Milano i bombardamenti sulla città, tempo di dolori e di lacrime. Oh. Al posto della scuola oggi sorge un monumento, il monumento che ricorda i piccoli martiri e che fu voluto dai genitori delle vittime perché questa storia non venisse dimenticata. Quel monumento, sopraelevato rispetto al livello della piazza, sotto nasconde una cripta nella quale sono stati portati i resti di tutte le vittime della strage di Gorla. Attraversando il Ponte Vecchio, la passeggiata continua in direzione di Viale Monza, passando davanti ad alcuni rustici che della prima metà dell'Ottocento ci raccontano ancora le tracce di quella che era la natura agricola del territorio. E proprio di fronte a questo edificio, un edificio storicamente importante, il Circolo Ricreativo Operaio di Gorla, luogo storico voluto nel secondo dopoguerra come luogo di aggregazione sociale dove si sono esibiti attori importanti, dove negli anni 80 è nato Zelig e ancora oggi luogo di aggregazione culturale del quartiere. Si passa lungo il Naviglio sotto il ponte sopra il quale c'è Viale Monza. Ecco, questo ponte è un ponte recente, realizzato dopo gli anni 50, dopo la dichiarazione di non navigabilità delle acque del Naviglio Martesana. Il ponte che c'era un tempo era un ponte a schiena d'asino, progettato dallo stesso architetto che aveva progettato il Regio Imperial Vialone, quello che oggi chiamiamo Viale Monza, e che venne abbattuto per facilitare la manutenzione del manto stradale. Superato questo ponte ritroviamo uno scorcio di una Gorla che ci porta ancora indietro nel tempo. Via Tofane, che per un certo tratto coincide con l'alzaia del Naviglio Martesana e che sulla sinistra e sulla destra ci mostra degli edifici che sono proprio delle vecchie cascine, quelle sulla sinistra cascine
agricole che erano proprio a cornice di terreni e campi che andavano fino al confine con Greco. A destra un edificio più particolare, una vecchia filanda che sfruttando le acque del Naviglio Martesana con una ruota idraulica che non vediamo più, caricava l'acqua che attivava tutti i sistemi di riscaldamento della macchina a vapore che consentiva la trasformazione dei bacchi da seta in filati preziosi. Gorla è ricordata col nome di Piccola Parigi. Piccola Parigi perché proprio nel cuore del borgo di Gorla, nella piazzetta dei Martiri, l'ambiente ricorda un po' quello di Parigi. Le acque del Naviglio Martesana, protagonista del quartiere, scorrono andando verso la città, arrivando dall'incile di Trezzo sull'Adda. Questo canale che ha veramente trasformato la storia del borgo è la storia di un canale dimenticato nella memoria storica della città, ma in realtà molto importante perché il Naviglio Martesana fu voluto da Francesco Sforza nella seconda metà del 1400 proprio come strada di collegamento tra il lago di Como e la città. Gli orti di Viprego a Gorla sono frutto di un percorso iniziato durante proprio il lockdown, in pieno lockdown, dove ci si rendeva conto della speranza che prima o poi il periodo pandemico sarebbe finito. Il primo obiettivo era quello di rigenerare delle aree e rendere fruibili agli abitanti del quartiere per creare momenti di socializzazione, momenti di cultura. E soprattutto, come tutti l'abbiamo vissuta un po' sulla nostra pelle, la pandemia ha creato anche tanta solitudine. Da cui è scaturita anche una voglia di riemergere, venire all'aperto, conoscere le persone. E quindi di qui è nato l'idea di un percorso. Noi appunto, come vi prego, siamo nati nel 2019 per creare, come dicevo prima, cultura e socializzazione. Ci siamo anche resi conto in questi primi anni che comunque nel territorio ci sono tante realtà formali, informali, associazioni, gruppi come comitati genitori, scuola, e nel nostro piccolo abbiamo voluto fare un'aggregazione. Quindi la prima parte di questo percorso è stata quella di mettere insieme i vari soggetti per arrivare appunto agli orti di Viprego. Sono un patto di collaborazione che, spiegato in parole semplici, è un contratto pro bono, non a titolo oneroso. Il comune ti dà gratuitamente un terreno, come in questo caso, te lo concede dai 3 ai 4 anni e devi appunto tu impegnarti a curarlo, quindi sostanzialmente farti provvedere alla manutenzione del terreno con tanta buona volontà, mettendo insieme dei volontari, anche con una campagna di crowdfunding, cercato dei fondi per poter provvedere allo sfalcio dell'erba, alla pulizia dell'aria. L'orto ovviamente è un pretesto, quello di creare appunto socializzazione tra gli abitanti del quartiere, cercando di essere abbastanza trasversali, perché lo scopo è quello di intercettare quante persone, con anche diversificare gli interessi. E l'obiettivo, quello che vorremmo realizzare, è che sia un punto di riferimento per le comunità del quartiere. Alle mie spalle, in via Bertelli numero 8, era una cascina che andava fino in fondo dove c'è il fabbricato, però un piano solo. C'erano una ventina di famiglie, interno c'era il gioco delle bocce che faceva parte dell'osteria. Ho vissuto lì fino a 24 anni. E la Martesana era un canale che, se dicevano che era avvelenato, era pericoloso fare il bagno perché l'acqua era inquinata. Se era inquinata non c'ero più, signora. Quando ho imparato a nuotare, l'ho imparato dentro lì, ogni tanto qualche boccata andava giù. E quel mattino lì era una giornata stupenda, l'ho scritto anche la mia descrizione, cioè una giornata che sembrava primavera. Siamo entrati in scuola, mia maestra era Consoni, era quinta, in quarto ho avuto Fumagalli e la prima, seconda e terza l'avevo la maestra Norma Gazzina, che abitava in via Porpora. Beh, per farla breve,
è suonato l'allarme verso le 11. A un certo punto ci hanno fatto scendere, eravamo i più anziani della scuola, ci ha fatto, perché eravamo su in alto con il terzo piano, ci ha fatto scendere sotto, e quando eravamo alla uscita, alle entrate della scuola, entrata e uscita, è suonato il grande allarme. Allora il maestro ci ha richiamato, nel senso che andiamo in cantina a fare. Le cantine delle scuole dicono che sono sicure. Ho disobbedito, signora. Ho disobbedito, io abitavo qui, non avevo che scavalcare il ponte. Però anche i miei amici, non che mi hanno seguiti quasi tutti, ha perso la vita chi si è fermato a aspettare, o i fratelli o altri vicini di casa. E mi sono fermato qui davanti alla villa a contare le formazioni di aerei, perché qui c'erano i vigili ai tempi, il mangiamento dei vigili. E a un certo punto uno dei vigili, perché l'ufficio era qui, però veniva sempre a casa mia, era sempre lì a cicchettare. Mi fa: scappa a casa, Giuliano, che stanno bombardando. Si vedevano ste luccichini scendere. Non era il mio giorno, perché sono andato a casa. La saracinesca era giù perché la chiudevano dall'interno i genitori. Sono entrato al numero 8 lì alla portineria. C'era il pezzettino di antro. Interno c'era una specie di steccato con su una porta legno con il lucchetto. Si sono dimenticati di aprire la porta. Non ho potuto entrare, che in casa mia sono cadute due bombe. Sono andato nel secondo cortile, che c'era un rifugio antischegge costruito 3-4 anni prima, cioè un tunnel fatto a Z coperto con su 50 cm di terra. E, cioè, il mio ragionamento: vado qui, i miei genitori scappavano sempre lì anche loro. Quando sono entrato per fare gli 8 gradini che andavano all'entrata, non li ho fatti, io mi ho spinto dentro lo spostamento d'aria. Cioè è stato un terremoto, durato 3 minuti, finito. Il bombardamento a tappeto, insomma. Ho aperto la porta, ho visto la mamma e il papà e ho tirato sul fiato, insomma, ci sono ancora. Non avevo nessun altro, sì, cugini, non cugini. E praticamente è ricominciata la vita. Poi il primo notizio, hanno colpito le scuole. Quando siamo usciti dal rifugio c'era una nebbia di calcinacci, di polvere, dal bombardamento, insomma. E quindi ho incominciato a... Ma, tre giorni, c'erano quelli della UMP, mi ricordo, avevo 19 anni, Desan, per salvare, tirar fuori. Il primo che è intervenuto è stato il cugitore di Gorlo, Don Ferdinando Frattino, che era il nostro prete della gioventù, insomma. E niente, sono stati trascinati giù in una tromba delle scale. E niente, la vita reale, dopo va avanti la vita, signora, che poco da fare. Si dimentica tutto, non si dimentica mai.